signore, con grande piacere. Bene, siamo qui questa sera, avete già ascoltato l'introduzione prima con un brano per farci entrare in atmosfera. Siamo qui nella tenuta di Dante Martella, sulla zona diciamo periferica di Termoli, a sud, e con gli amici di Tradizione Amiche, che sono davvero dei bravi musicisti, dei bravi animatori, ecco, se vogliamo dirlo in questo, e uno che vedete qui davanti a me è diciamo il leader di tutti, ma sono tutti leader, lui il portavoce, ecco, forse suona entusiasti. Allora, Fabio Antenucci, che ci introduce nella serata che capita proprio per questa riunione, è capitata a proposito del fatto che oggi, 21 giugno 2021, è la giornata internazionale della musica. E beh, quale chiamata migliore? Chiamata proprio Festa della Musica. Festa della Musica. Che si celebra in tutto il mondo, si festeggia questo fare musica che si è diffuso nel lontano 82, credo in alcuni paesi della Francia, e poi è iniziato a spargersi in tanti paesi del mondo ed è arrivato anche in Italia, prima in alcune città, in alcuni paesi, e poi diciamo che ovunque adesso si festeggia un po' questa festa della musica, che fare musica ovunque, per le strade, per le piazze, nei locali. Dovunque capiti, dovunque capita, e noi siamo capitati qua a fare musica, e noi in questa location all'aperto, perfetta, perfetta. È spettacolare. Quindi. Tant'è che dal 2016, se non erro, proprio il Ministero della Cultura promuove questa iniziativa, che capita proprio come un festeggiare il solstizio d'estate, perché oggi diciamo comincia, dovrebbe cominciare, dovrebbe. Speriamo che sia una bellissima estate. Poi noi ci siamo voluti ritrovare in questa occasione, abbiamo voluto scegliere questa occasione come evento, ma è stato un modo per rincontrarci noi, perché come sapete dopo tanto siamo stati un po' tutti al chiuso, e chi ci ha seguito sulla nostra pagina Facebook, vi abbiamo fatto un po' di compagnia nelle case. Ci sono alcuni ospiti amici qua questa sera che sono stati ospiti nelle nostre dirette, tra cui la diretta su San Sebastiano e Sant'Antonio, poi c'è stata la diretta su San Giuseppe, la festa del papà, e insomma altre dirette che abbiamo voluto. In una ero anch'io partecipe. In una. Era, sì, e ti abbiamo chiamato che era il tuo compleanno. Grazie, ricordo. Allora, prima di iniziare a cantare, vuoi presentarci un attimo il gruppo, così li conosciamo meglio? Allora io sono Fabio, sono Fabio, il portavoce, strimpello la chitarra e mi hanno dato il compito di direttore artistico. Perfetto. Ma il fondatore, diciamo, tra virgolette, del gruppo è mio padre, che ha le percussioni, Carlo. Aspetta che lo inquadriamo, eccolo qua. Al Carlo. Suo fianco c'è Angelo, uno dei fisarmonicisti. Poi abbiamo un quartetto di chitarre, questa sera si è aggregato qualcun altro, chissà se in futuro saranno componenti del gruppo. Comunque il chitarrista Giovanni Di Campli, per gli amici Giovanni Ca Chitarra. Poi dietro di lui si sono aggregati, diciamo fanno parte del gruppo, c'è il dottor Giuseppe Pranzitelli, che ha fatto parte del nostro gruppo, ma anche se non c'è sempre, per noi è sempre uno di noi. Poi abbiamo Francesco, che insieme a Don Sergio all'ukulele della parrocchia del Crocifisso sono stati ospiti della puntata della diretta su San Giuseppe, e abbiamo anche Don Elio, che ci ha fatto una bella ospitata e ci ha raccontato la vita di Sant'Antonio quando abbiamo fatto le dirette di Sant'Antonio e San Sebastiano. A proseguire abbiamo il maestro Pino Piccirilli, che ecco, è originario molisano, anche se nella regione Abruzzo, però lui è molisano doc, e il nostro tutto strumentista, organetto, fisarmonico. Poi faccio sentire un po' di organetto, un po' di dubot. Mi sposto e abbiamo l'altro Giovanni alla strulatora, che è la famosa tavola per lavare i panni. In questo caso si suona. E in questo caso si suona, abbiamo anche accordata in sol maggiore. Al massimo. Poi abbiamo il nostro, come si dice, bufista. Bufista Dante Martella, che gli facciamo un applauso, ci ha ospitato in questo padrone momento di casa. Questo è il nostro quartier generale. Benissimo. Dove noi ci incontriamo. E poi abbiamo Jerry, che è stato una figura storica nella puntata della diretta su la festa di San Giuseppe, gli altari.
giustamente gli altari, che lui è un... Poi abbiamo anche Enzo che ci segue spesso con l'aiuto fotografico. Enzo, eccolo qua. E poi ovviamente Michele che è sempre... Vabbè, io, a me non, non c'è bisogno di farmi vedere, quindi... Ci accompagna. Va bene, allora hai presente... No, ci manca un ragazzo del gruppo che è l'altro fisarmonicista, lo salutiamo, che per motivi di lavoro non è potuto essere qui stasera, ed è Alberto, che è qui con noi. Bene, allora, che altro c'è ancora da presentare? Abbiamo finito. Allora... C'è un altro componente, non c'è stasera, è assente Pasquale... che altra voce del gruppo che ci accompagna alle percussioni all'acciarino, il triangolo. Perfetto. Bene, allora, per questa festa della musica, per questa festa della musica, siamo pronti ad ascoltare un altro brano che state preparando. Un brano, visto che la festeggiamo qui a Termoli in Molise, noi vogliamo omaggiare tutti voi con questo inno del Molise, che certo. È Molise Bello, composto dal maestro Pino Piccirilli. E quindi partiamo per questo tour musicale nel nostro piccolo e bel Molise. Va bene. A te, Fabio, sei tutti noi per la musica e con tutto il tuo gruppo. Grazie. Perché ce l'hanno sempre nel cuore, Termoli e tutto il Molise. Amen. Un batte e luce. Braccia aperte, vinta sto batte luce.
Telecamere non hanno inquadrato perché prima della mistica noi abbiamo fatto la mastica. Meglio allora che non hanno inquadrato. Noi allora, avete fatto la mastica, la festa della musica e la festa della mastica. Noi prima di cantare e suonare dobbiamo carburare, perché altrimenti a secco non mastichiamo. Non mastichiamo. E vogliamo omaggiare quello che abbiamo omaggiato prima vicino alla tavola, anche se non siamo falegnami, ma noi siamo sempre a che fare con le tavole, di questa bellissima serata insieme e di questa bellissima magnata insieme, e che questo ci fa ricordare i vecchi tempi di quando tutto era diverso e non c'era sicuramente il casino di oggi. Si campava di speranza senza nemmeno un quattrino. E allora evviva i vecchi tempi, evviva l'allegria, evviva lo Dubot, la quadriglia e soprattutto viva la famiglia. Pronti! Siamo qui tutti presenti, cari amici.
gastronomia, sì. Allora, visto che abbiamo parlato di vecchi tempi, di cibo, di cose buone, noi vogliamo raccontarvi un po' più da vicino quello che... Sì. Prego, siamo in diretta. Ciao. Stavo già da allora, visto che abbiamo parlato di vecchi tempi, di cose buone da mangiare, noi vogliamo far assaggiare, anche se non potete, quello che ci siamo mangiati, i prodotti della nostra terra. E non so se a tavola c'era o era nascosto, ma c'era un ingrediente particolare che era il peperoncino piccante, lo Yavelil, che fa passare tutti i malanni, specialmente il raffreddore. E se il peperoncino piccante fa passare i malanni e il raffreddore, non c'è bisogno del dottore. Ma noi il dottore ce l'abbiamo lo stesso. Sempre con noi il dottore. E quindi per voi gastronomia molisana dal repertorio del maestro Molisana. Non c'è bisogno del prete e del dottore. Olè. Non c'erano i cartoni animati o le fiabe di oggi per far addormentare i bambini. I nonni e le mamme si inventavano delle filastrocche che non sapevano né di destra né di sinistra, non sapevano di niente. E erano delle parole così messe a caso, ma creavano una specie di sinfonia che l'uaglio non si addormeva. Noi le abbiamo riprese queste specie di cantilene e filastrocche e le abbiamo messe insieme un po' musicalmente. Questi suoni onomatopeici per voi cantilene e filastro. Oh, non va a dormire però, mi raccomando. 1, 2, 3. Fuori
Allegria. Ed eccoci qua con le tradizioni amiche che ci salutano, salutano i lettori di Termoli Online con questo bellissimo brano allegro che adesso andremo tutti ad ascoltare.
visto che oggi, così dicono, come dice quello, così è, se mi pare, è la festa della musica. E come non possiamo fare musica con un artista della musica e della comicità, Germano D'Aurelio, per gli amici delle tradizioni amiche, Duccio. Visto che noi facciamo le serenate, abbiamo mangiato e bevuto e ci stanno pure quelli della botte. Uno sta qua. La botte non c'è, l'abbiamo svuotata. Però abbiamo pensato che il cielo è stellato e ci sta una bella serenata, signori. Signori, mademoiselle, mamma mia quanta si belle, se volesse dare un bacio, mamma mia quanta mi piace, mamma mia quanta mi piace. Signorina sta nottata, sin da me sta serenata, mo sta notte cor a cor, mamma mia non vedo l'ora, mamma mia non vedo l'ora. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma se chi m'amora solo la risponde, la luna tra le fronte. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, e se chi m'amora solo la risponde, la luna tra le fronte. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, e se chi l'amore suona risponde, la luna tra le fronde. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, e se chi l'amore suona risponde, la luna tra le fronde. Signori, Germà, canta si fregne. Ciao Germano. Ciao.